villaggio straordinario. Abbiamo superato ampiamente le 500.000 persone che ci hanno visitato. Un ulteriore elemento per esaltare la bellezza di questo territorio: i prodotti che provengono dal lavoro e dal sacrificio dei nostri agricoltori. Un momento, un bagno di folla per poter parlare dei nostri temi e per esaltare il lavoro che ancora i nostri agricoltori esercitano sul territorio. La festa per noi diventa anche un traino rispetto a una vicenda di cui la politica ha bisogno che in qualche modo ricordi sempre, in ogni momento, che noi siamo presenti, viviamo e continueremo a vivere in tutte le nostre contrade. Se 12 oligarchi a livello mondiale decidono che dopo che hanno in mano l'high-tech, ossia la comunicazione, dopo che hanno in mano con Big Pharma le medicine, vogliono impossessarsi anche di una dieta unica alimentare, hanno capito male, perché c'è la Coldiretti che impedirà fino alla fine che questo disegno possa concretizzarsi. Grazie a tutti. Fatto bene, abbiamo girato, ci siamo divertiti e abbiamo mangiato buone cose. La varietà dei vari stand, le provenienze geografiche, i sapori che si mischiano, i profumi che si mischiano, la musica anche importante a Napoli, ci vorrebbe il Pranorama, guarda là che cosa bella. È stata veramente una bellissima festa, sono state tre giornate molto entusiasmanti. Abbiamo messo in piazza quelle che sono le produzioni agricole del nostro territorio, abbiamo raccontato la storia, la cultura e la tradizione che ha reso grandi queste produzioni. C'è stata un'ottima risposta da parte della gente, sia la curiosità ma anche la voglia di comprare prodotti italiani al 100%. Ci potrebbe essere sicuramente lo spunto per fare tantissimi regali natalizi ai familiari, parenti. Non c'è bisogno neanche di farsi venire le idee, basta girare e scegliere i regali. A dei costi contenuti si comprano dei prodotti genuini, veramente genuini. Non è il solito regalo. Grazie a Coldiretti, ancora una volta vinciamo sul territorio campano e nazionale. Buone feste dal villaggio Coldiretti.